Il coraggio è da sempre la virtù che ha caratterizzato le persone più importanti della nostra storia. Tutte le grandi imprese derivano dal merito di personalità valorose che hanno deciso di sorpassare i propri limiti. E anche noi, questa sera, cominceremo un percorso che andrà oltre ogni immaginazione, superando prove sempre più complicate, puntata dopo puntata. Benvenuti in Brave, l'uomo più coraggioso del mondo. Prima di cominciare, però, dobbiamo presentare il nostro impavido concorrente, Nathan, un ragazzo che ha deciso di cambiare la propria vita superando delle prove che solo alcune persone riuscirebbero ad affrontare. Ascoltiamo le sue parole prima di cominciare. Salve, signor Nathan. Lei sarà il primo in assoluto a partecipare a questa trasmissione. Come si sente? Beh, devo ammettere di essere emozionato. Non è la prima volta che apparo sul web, ma non mi ero mai imbattuto in qualcosa di così particolare. Non sto più nella pelle. Dai suoi occhi si percepisce l'emozione che sta provando, ma queste prove potrebbero nascondere anche dei pericoli. Non ha paura di farsi del male? Certo, devo ammettere che fino a poco tempo fa tremavo come una foglia, ma adesso che sono qui sono super eccitato e ho soltanto voglia di fare. Poi, sa come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. Sono sicuro che dopo queste parole anche il pubblico a casa ti farà per lei. Grazie ed in bocca al lupo. Crepi, e speriamo di andare fino in fondo alla sfida. In questa prima prova, il nostro concorrente sarà alle prese con 4 bicchieri ripieni di mix di bibite, ma soltanto uno sarà una semplice cola, mentre gli altri saranno un po' schifosi. Partiamo col primo. Il primo è quello a destra. Allora, vediamo. Sembra pera da qui. Assaggia. Attenzione. Un primo cenno di schifo. Però non sembra così male. Prova un secondo sorso. Sembra quasi fattibile. Eppure dovrebbe essere uno dei peggiori. Dice qualcosa che non riusciamo a sentire da qui, però... E il primo bicchiere è quasi andato. Fine del primo bicchiere. Si passa al secondo. Allora sceglie l'ultimo a sinistra. Che dovrebbe essere il peggiore. Vediamo... una prima odorata. Sorso. Come? Non è possibile. Non gli ha fatto davvero nulla. Dovrebbe essere il peggiore. Il nostro eroe è davvero impavido. Sembra come se stesse bevendo un bicchiere di latte. Assurdo. È davvero il concorrente migliore che abbiamo mai avuto. E anche il secondo è andato. Adesso manca l'ultima scelta. Vedremo se sarà fortunato oppure no. Attenzione, ultimo bicchiere. Che sfortuna. Anche questo sarà un bicchiere di schifo. Vediamo. Primo sorso. Ecco, il primo cenno di decadimento. Questo deve far davvero cacare. Il nostro eroe sembra quasi pronto a cedere. Tossisce, quasi sta vomitando, tanto che fa schifo, però non si arrende e passa anche al secondo sorso. Aiuto, aiuto, cioè quasi, sta quasi per vomitare. Non ce la farà, non ce la farà. Attenzione, prende il bicchiere ancora, vuole arrivare fino alla fine, anche se sta morendo. Probabilmente non arriverà in fondo a questa sfida. E invece si avvicina un'altra volta al bicchiere. Incredibile, lo sta bevendo. Incredibile, il nostro eroe è davvero incredibile. Incredibile. Oddio, sta morendo. Attenzione, potremmo perdere il concorrente. Manca ancora un piccolo sorso. Vediamo se ce la fa. Lo guarda come se fosse un bicchierino di birra ad alcolizzati. E ce la fa anche stavolta. È incredibile. Attenzione, oddio, è morto. Inizia a chiamare aiuto e beve la cola per pulirsi la bocca. La prima prova è andata. Incredibile, assurdo, inimmaginabile. Nessuno c'era mai riuscito a berne 4 consecutivi. Adesso passiamo alla seconda prova. Quella forse un po' più complicata. Quella dei peperoncini. Il nostro eroe dovrà mangiarne almeno 3, di cui uno di medie dimensioni. Parte con il primo.
Sembra piccolino, ma fidatevi, fa davvero male. Lo guarda, lo scruta e lo mette in bocca. Non è la prima cosa che mette in bocca da quando è arrivato qui, però. Guarda lo staff. Ecco, questo sì che brucia. Il primo e già non ce la fa più. Caccia la lingua per farci vedere se ha finito, vediamo. Ebbene sì, il primo è andato. Pensavo peggio. Prende un altro respiro profondo, guarda il piatto e ne sceglie un altro. Vediamo. Anche questo subito infilato in bocca. È davvero un esperto. Mastica con gli occhi chiusi. Evidentemente è una tecnica inventata da lui. Non avevo mai visto mangiare la gente con gli occhi chiusi. Starà mangiando o starà dormendo? E mangia anche il secondo. È incredibile. La sua faccia è praticamente un sole, è tutta rossa. Adesso arriva l'ultimo ed è assurdo, è gigante. Questo peperoncino è il peperoncino più grande che io abbia mai visto. No, è vero. Mangia. Attenzione, anche questo sembra quasi finito. Potrebbe morirci qui davanti. Attenzione, ecco. E invece no, anche questo va giù. Il nostro eroe è imbattibile. Il nostro concorrente ha superato egregiamente le prime due prove e si appresta ad affrontare la terza e ultima di giornata. Ma prima di tornare in diretta, passiamo la parola ad un esperto del settore intervistato dal nostro inviato. Salve, signor esperto. Come ha potuto vedere, il concorrente è riuscito a superare le prime due prove. Cosa ne pensa di lui? Devo dire che questo ragazzo ha talento. Nonostante sia la sua prima volta, se l'è cavata alla grande. Dall'alto della mia esperienza vi dico che fa la strada. Sappiamo che la sua miglior dote è l'esperienza. Com'è riuscito ad arrivare a questi livelli? Beh, devo dire che quando ero giovane è stata dura. Ho dovuto sudarmela. Ma devo ammettere che questa esperienza è stata un'esperienza memorabile. Grazie, signor Di esperto. nulla. Dopotutto, anche queste sono esperienze da fare. Ed eccoci finalmente all'ultima incredibile prova di serata. Il nostro concorrente sarà alle prese con il ghiaccio, il freddo. Inseriremo dei cubetti di ghiaccio nei suoi vestiti e soltanto una volta aver finito di inserirli partiranno 30 secondi che sanciranno il passaggio della prova. Parte il cronometro. Sono passati appena 3 secondi e il nostro concorrente già non ce la fa più, eppure non vuole mollare. 7, 8 e sono passati i primi 10 secondi. Stringe i denti il nostro concorrente, è imbattibile, è il migliore che potessimo trovare. Siamo quasi a metà. Adesso 20 secondi, ne mancano soltanto 10, soltanto 10. 5, 4, 3, 2, 1, 30 secondi, prova superata. Attenzione, il nostro concorrente continua, sta continuando, è incredibile, vuole sorpassare ogni record. Siamo già a 40 secondi. Assurdo, assurdo, mai vista una cosa del genere. Attenzione, il nostro concorrente si alza, il ghiaccio, oddio, il ghiaccio è entrato in parti dove non dovrebbe entrare. Però posso affermare che la prova è superata. Non è stato affatto semplice, ma il nostro aspirante Brave è riuscito a superare tutte e tre le prove di giornata e tornerà nelle prossime puntate per provare a diventare l'uomo più coraggioso del mondo. Chissà se sarà proprio lui a vincere la prima edizione di questo programma. A presto.